Buon pomeriggio Alessandra. Ciao. Benvenuta, benvenuta. Grazie. Ho sbagliato nel dire che spesso le ferite che ognuno di noi porta dentro servono proprio a, anche a far del bene agli altri, a insegnarci a come aiutare il prossimo. Spero. Spero, nel senso, io racconto la mia storia, certo, con questa speranza, con la speranza che chi magari dovesse trovarsi nelle stesse mie condizioni potesse valutare bene, o magari chi si trova in situazioni di angoscia comunque possa trovare una speranza nel Signore che io ho incontrato dopo 38 anni, meglio tardi che mai. Tu ti definivi atea proprio convinta? Sì, in realtà sono stata battezzata, ho fatto la comunione e tutto, perché comunque i miei nonni erano cattolici, quindi l'ho fatto, ma senza neanche capire. Da famiglia cattolica hai seguito? No, in realtà la mia famiglia, cioè mamma e papà, erano atei, e quindi un'educazione assolutamente atea, lontana dalla chiesa, da Dio. Ma tua nonna invece dicevi che era... Sì, che però non partecipava alla mia educazione, nel senso che era in un'altra città, quindi cioè io non ho... Però per vissuto. Te è stato in qualche modo una sorta di modello? Poi negli modello anni non tanto, sicuramente è un ricordo che io adesso tengo prezioso e immagino che le sue preghiere abbiano fatto la loro, insomma, nella mia storia, sicuramente. Oh, tu, innanzitutto, ecco, che rapporto avevi con i tuoi genitori, soprattutto con tua madre? Beh, i miei genitori innanzitutto si sono separati che io ero molto piccola, 5 anni, e con mia madre è stato un rapporto molto, molto conflittuale, nel senso che non avevo comunque affettivamente molte garanzie, insomma, un rapporto un po' particolare. E soprattutto poi lei, venendo invece da una storia, da una famiglia molto religiosa, quindi anche molto chiusa, molto bigotta, quello che direbbero alcuni, voleva, non sentendosi lei libera, voleva lasciare a me tutta quella libertà che lei non aveva potuto avere. E tu quindi questa libertà l'hai in qualche modo l'hai presa? No. Certo, l'ho presa, anche perché quando sei adolescente, 13, 14 anni, e cominci a vedere che tu sei diversa rispetto alle altre tue compagne, perché le altre non possono uscire dopo una certa ora, non possono vedersi con i loro fidanzatini, perché sennò chissà, e invece io avevo una mamma che per me era un mito, perché mi permetteva di fare tutto quello che agli altri era proibito, insomma. Oh, Alessandra, perdonami se io vado, come dire, diciamo, ti pongo domande Vai. Dirette, però l'obiettivo è semplicemente quello di raccontare la tua storia e quello che di positivo la tua storia ci offre. A un certo punto tu, prima della maturità, quindi non avevi neanche 18 anni, rimani incinta. A 18 anni. A 18 anni, appunto, questa libertà ha portato che io a 18 anni rimanessi incinta. E ovviamente è una cosa che nessuna ragazza si aspetta, assolutamente, quindi una doccia fredda, però tranquilla del rapporto che avevo con mia madre, vado da lei per parlargli. Nell'angoscia che provavo, comunque sapevo che avevo un punto di riferimento che non mi avrebbe detto: ah, cosa hai fatto? Non ti avrebbe giudicato. Esatto. Tu ti aspettavi questo? Io mi aspettavo questo, e invece in realtà, per motivazioni sue, cioè in buona fede, io adesso dopo 20 anni di sofferenza, di analisi, di tante cose l'ho capito, però in buona fede lei mi ha spinto drasticamente ad abortire, quasi senza lasciarmi scelta, nel senso la scelta che può avere una diciottenne di dire: ok, faccio di testa mia, me ne vado. Però non è facile. 18 anni sembra un'età, come dire, l'età della maturità, e quando l'età in cui si è grandi, in realtà a 18 anni si è ancora molto fragile. Beh, dice. Io sì, mi sentivo assolutamente fragile, senza punti di riferimento, e non ce l'ho fatta. Io ho passato 20 anni ad avere rimorsi sul fatto di non avercela fatta. Ma perché tu dici che tua madre in modo drastico, in qualche modo, ti ha costretto ad abortire? Perché mi ha detto una frase che non lasciava dubbi,
e poi che preferisco non dire perché è veramente brutta, ma non rappresenta quello che è mia madre, anche perché io so che se avessi deciso di tenerlo, lei ci sarebbe stata. Adesso lo so, adesso All'epoca lo però. so, però di fronte a quella frase, io ho creduto a quella frase. Il mio fidanzato, dal canto suo, mi ha detto preferirei di no, anche perché anche lui aveva dei suoi problemi personali. E dulcis in fundo c'è stato il ginecologo da cui mia madre mi ha portato, che non mi ha permesso di fare tutti i colloqui che sono obbligatori per Per legge. legge. Io allora non sapevo, l'ho scoperto qualche anno fa. Sono dei colloqui che servono a rendere consapevole Esatto, la invece donna del gesto che sta non mi ha fatto compiendo. fare nessun colloquio, io ho parlato solo con lui per 2 volte, mi ricordo 2 volte perché non mi aveva convinto la prima volta la risposta, gli ho chiesto, ma io mi sento strana, mi sembra di uccidere una vita e lui mi ha detto non ti preoccupare, fino a 3 mesi non è vita. E quindi io sono andata ad abortire È vero con... che tu a un certo punto ci hai ripensato, cioè sei arrivato ad un momento in cui proprio Sì, eri già in ospedale e hai detto non lo voglio più fare. la giornata in ospedale io me la ricordo come se fosse ieri. È stata una giornata iniziata la mattina Quanti e 20 anni sono passati? 20 anni, più di 20 anni. E è stata una giornata molto, molto dura, eravamo tutte in uno stanzone. Io ricordo una ragazza che era proprio davanti a me, nel letto davanti a me, ci continuavamo a guardare con la stessa... Io vedevo in lei l'espressione che avevo io, quasi una richiesta d'aiuto, però poi con la richiesta d'aiuto non siamo né riusciti a darcela l'un l'altro e né è arrivato nessuno a darcela. Però c'erano anche altre situazioni, tipo due signore che giocavano a carte, Tu ti ricordi mentre... tutto di quei Sì, momenti? due signore che giocavano a carte mentre aspettavano il loro turno. A un certo punto addirittura una ha detto: ma come, l'altra volta alle 4:30 il tè l'avete già portato, adesso siete in ritardo, cioè cose di questo tipo. E quindi io tutto il pomeriggio, tutta la giornata sono stata a assistere a queste scene, a vedere persone, donne che uscivano sul loro letto, sveglie, ovviamente in due, Certo, col perché loro eravate bambino incinte, nella certo. pancia. E ritornare addormentate, perché io sono stata una delle ultime. Quando è arrivato il mio turno, io ho avuto l'unico momento di lucidità in cui ho detto: no, io questa cosa non la voglio fare. Non pensavo neanche cosa ci potesse essere fuori. Ho detto: io non la voglio fare. Sono andata dal ginecologo, ho detto: io me ne vado. E lui mi ha detto che la mattina c'era stato messo un ovulo abortivo. E quindi probabilmente avrei abortito, anzi sicuramente avrei Mi ha abortito detto, se tu comunque, naturalmente. anche se non entri in sala operatoria, tu tornerai a casa e sarà una... abortirai Stanotte sì, lo stesso. naturalmente. E quindi io sono entrata in sala operatoria in questo modo. Dopodiché il conto alla rovescia, mi ricordo fino al 7 e non mi ricordo più niente. Poi da lì è arrivata l'anestesia. Senti, Alessandra, tu ovviamente dopo questa esperienza entri in un momento, come dire, di grande disagio. Sì, in realtà il disagio non è arrivato subito, ci abbiamo messo, il mio cosciente ci ha messo un bel po' a capire cosa stava succedendo. Dopo quell'interruzione di gravidanza io ho continuato a stare col ragazzo con cui stavo, siamo stati insieme altri 3 anni e mezzo, senza più avere rapporti, perché non riuscivo più a... non riuscivo. Le prime volte scoppiava a piangere, dopodiché abbiamo smesso e non capivamo perché ancora, non riuscivamo a fare uno più uno. Dopo 3 anni e mezzo mi innamoro di un'altra persona, quindi la vita riprende il sopravvento. La prima volta che ho un rapporto con questa persona rimango incinta di nuovo. E a quel punto è successa la cosa più drammatica, perché io lì mi sono trasformata. Adesso, a posteriori, dico probabilmente il dramma che ho vissuto, la sofferenza che ho sentito era troppo per riaffrontarla un'altra volta, quella decisione che comunque erano passati 3 anni, ma la mia vita non è che era cambiata, era giovane, anzi nel frattempo mi ero iscritta all'università, quindi la situazione era difficile lo stesso. E allora mi sono trasformata, ho detto, dicevo delle cose di cui non mi sentivo neanche io, però le dicevo, ah sì, ha ragione mia madre, guarda quante cose devo fare l'università. Sarei frustrata. Quindi tu, Alessandra, hai abortito di nuovo.
ho abortito di nuovo nascondendomi addirittura dietro a pensieri di altruismo, cioè dicendo: pensa te, se metto al mondo un figlio adesso, io cosa posso garantirmi? Non riesco a fare quello che voglio e quindi questo figlio pagherà le mie insoddisfazioni per tutta la vita, non è giusto, e quindi pensando addirittura di fare una cosa altruistica. Riguardando quei momenti, sono passati 17 anni da quei momenti, di più. Sì, 18. 18. E non poteva essere per te invece un'occasione quasi di riscatto, quasi come dire di... Non lo so, ti ho detto, non ero più perché, ecco, perché questo pensiero non l'hai avuto? Quasi, insomma, vorrei dire, l'errore l'ho commesso, però... Ti ho detto perché mi ero veramente trasfigurata, cioè mi sono convinta di aver fatto la cosa giusta la prima volta e quindi per convincermi dovevo rifarla. È stata una cosa malefica. Io poi, come dire, cerco di interpretare o comunque di decifrare la tua storia. Quello forse poi, andando a rivedere quello che è accaduto dopo, non era il modo per curare la tua ferita. Non era quello di convincerti che tu hai fatto la cosa giusta. No, perché tempo un anno in cui ho pensato di che bella la mia vita, finalmente ero felice, innamorata, tempo un anno un giorno mi sono messa a letto, che non ce la facevo più, cominciavo a sentirmi svuotata, sentivo la mia vita senza senso e non capivo perché, non avevo più voglia di studiare, e un giorno mi sono messa a letto e non mi sono più alzata per 6 mesi. E da lì è iniziato il mio calvario di 13 anni di depressione, psicologi, psichiatri, psicofarmaci, tentativi di cercare di riempire quel vuoto con buddismo, new age, corsi di yoga, le tentavo tutte perché la mia vita era vivere faticosamente con dei momenti in cui stavo in piedi, dei momenti in cui stavo veramente per dei periodi solo a letto e col costante pensiero di togliermi la vita. Che cosa succedeva in te in quei momenti? Perché questo tuo malessere, questo tuo disagio? Non lo capivo, ci ho messo tanti anni. Adesso, perché stavi così male? Perché forse non riuscivi a capire le ragioni di questa tua ferita che avevi dentro, come curarla, come uscire fuori magari da una scelta che tu sapevi che poteva essere sbagliata? Beh, la cosa si può tradurre con una parola, perdono, che io a un certo punto ho capito che il problema era un problema di perdono nei miei confronti rispetto a quello che avevo fatto, ma soprattutto di perdono verso mia madre. Io razionalmente, andando in terapia eccetera, avevo perdonato mia madre, avevo capito che comunque lei non voleva essere cattiva, avevo capito che aveva avuto i suoi motivi eccetera eccetera, e con la testa l'avevo perdonata, ma con il cuore no. C'era qualcosa che, appena succedeva qualcosa nelle mie budella, scattava fuori tutta la rabbia, tutta una rabbia incontrollata che mi faceva fare delle cose assurde, tipo... Ma è vero che spaccavi, ti rompevi dei vasi in testa, facevi queste cose? Sì, c'è stato un periodo in cui sono andata in giro per non so quanto tempo con una fascia in testa perché mi ero tutta unghiata, avevo i segni delle mie unghie sulla fronte. Mi spaccavo gli oggetti in testa e pensavo costantemente a come togliermi la vita, costantemente. Io accelero un po' il tempo e a un certo punto con un tuo compagno e ti ritrovi ad Assisi, sulla tomba di San Francesco, e da lì forse possiamo dire che da lì parte, proprio dalla tomba di San Francesco, una tua lenta, perché non è, come dire, un processo, non è stato un processo, come dire, è stata una folgorazione, una tua lenta ma, come dire, incessante conversione. Sì. Tu hai capito effettivamente il tasto che devi andare a spingere per perdonarti innanzitutto a te stessa quello che era accaduto. E poi, come dire, per trovare la forza di ripartire. Sì. E da quella ferita trovare nuove energie. Non ho capito quale tasto dovevo spingere, ma miracolosamente subito, qualcuno ha spinto quel tasto per me. Ecco. Mi sono veramente salvata. Ci dici cosa è successo? Innanzitutto devo fare una piccola aggiunta. Vai. Perché quello che ha fatto precipitare la mia situazione, quando appunto
con il mio fidanzato abbiamo cominciato a provare ad avere un bambino. Io, dopo tutti gli anni di analisi, avevo finalmente capito che il problema era lì, avevo capito che avevo distrutto la mia natura, e nel momento in cui la mia natura fosse tornata a fiorire sarebbe passato tutto. E quindi nel momento in cui mi innamoro con il mio fidanzato, cominciamo a provare un bambino, proviamo ad avere un bambino, proviamo per 2 anni, ma questo bambino non arriva. E questa cosa mi ha fatto andare sempre più giù, fino a perdere completamente il controllo, il lume della ragione, e fino a fare quello che avevo pensato per tanti anni, cioè ho tentato il suicidio il 30 aprile del 2010. Il 1° maggio però io lo considero il mio secondo compleanno, adesso fra un po' farò 3 anni. E quindi da lì è iniziato tutto un percorso in cui San Francesco sì c'entra molto, perché il mio fidanzato, che era credente anche se non praticante, mi ha detto: perché non chiedi aiuto a Dio? E io ho detto: chi è Dio? Non sapevo chi era. Mi ha regalato una Bibbia, lui che dice che non ha mai fatto un regalo apprezzato ad una donna, quello è stato apprezzatissimo, e mi ha fatto vedere i film di San Francesco. Io, grazie al gancio di San Francesco, che mi stava simpatico perché amava gli animali, e quindi e dicevo: se San Francesco ascolta questo Gesù, andiamo un po' a vedere cosa dice Gesù, e ho cominciato a leggere la Bibbia. E poi infine abbiamo fatto questo viaggio ad Assisi, nel quale io ero assolutamente fredda, distaccata dentro la basilica, non capivo la devozione di queste persone, e il mio fidanzato però si è inginocchiato sulla tomba di San Francesco e ha chiesto: per favore, ti prego, aiutala. Ma te l'ha detto subito? No. Cioè ti ha detto: sto pregando? No. E quando me l'ha detto dopo la mia conversione, che è avvenuta appunto a distanza di un po' di tempo, ma soprattutto nell'agosto 2010, quindi 2 mesi dopo che io avevo tentato il suicidio, 3 mesi dopo, e per un viaggio casuale, assolutamente casuale, a Medjugorje, dove questo perdono è arrivato naturalmente sentendomi perdonata e amata. Ho sentito un amore dal cielo, un abbraccio così forte, che la prima cosa che ho voluto fare tornando a casa da quel viaggio è stata andare a abbracciare mia madre e sperare che anche lei un giorno trovi quella luce. Allora, Alessandra, io chiamo Eugenia perché dopo questa, la parola chiave, è vero, di tutta la tua storia è proprio il perdono. Ed è una delle parole più pronunciate, pensa, come dire, a volte proprio più pronunciate da Papa Francesco, che Papa Francesco più e più volte ha detto: non stancatevi mai di chiedere perdono a Dio, lui non si stancherà mai. E tu adesso, io, la premessa da cui siamo partiti, Eugenia, è che spesso le ferite proprio servono a capire come si deve far del bene, no? E in questo caso tu, le tue ferite, possiamo dire che sono i tuoi aborti, che immagini tu portare dentro ancora con sofferenza? Le ferite, come dire, non si cancellano, si curano. No, e neanche i miei 2 bimbi che ho chiamato Andrea e Camilla, e prego per loro e con loro tutti i giorni. Oggi tu fai una cosa bellissima, e mi fa piacere che c'è qui anche Eugenia, perché lei è una mamma veramente è vero che c'è questa ferita che tu hai dei tuoi aborti, ma come dire, tante e tante altre ne hai evitati. Speriamo. Che cosa fai tutti i giorni, Alessandra? Cioè, che cosa fai adesso in impegno per gli altri? Io quando posso, appunto, cerco di parlare alle persone. Mi piacerebbe tanto parlare agli studenti, andare in giro per le scuole a parlare a quelle persone che potrebbero trovarsi in quella situazione in cui ero io a 18 anni, cioè perdute, cioè senza, se uno non ha punti di riferimento sicuri a quell'età è difficile prendere le decisioni giuste. I centri aiuto per la vita cosa sono? Centri aiuti per la vita sono dei centri, io ho contattato uno di questi centri, il CAV Palatino, anche per
chiedere aiuto nel curare queste ferite del post-aborto, che comunque appunto sono lente e difficili da andare via. Sono dei centri organizzati da volontari che stanno lì a braccia aperte, perché ecco, quello che io ho trovato nella fede è delle braccia aperte. Quindi pronte ad ascoltare, ma sì, anche a dare la loro testimonianza, sì, la loro esperienza. Sì. E, ultima domanda. Viviamo in momenti difficili, di grande crisi, quindi mettere su famiglia, noi ci rendiamo conto che non è una cosa semplice, soprattutto, come dire, le giovani coppie. Ecco, ad una giovane, come dire, ad una ragazza che rimane incinta e si pone la domanda: ma cosa posso garantire io nella mia povertà, nella mia ingenuità, nel momento di difficile, sono senza lavoro, cosa posso garantire a mio figlio? Tu cosa risponderesti? Mi viene da citare il parroco del Cap Palatino, che c'è lì alla Basilica di Sant'Anastasia, che mi ha detto: ogni volta che arriva un bambino, arriva con il cestino. Cioè, la provvidenza comunque permette sempre in qualche modo di aiutare la vita, perché il cielo è per la vita, quindi bisogna però avere fiducia. Certe volte siamo noi che non permettiamo alla provvidenza di lavorare, perché chiudiamo il nostro cuore con le nostre paure. Quindi gli direi di non avere paura. Io ti volevo chiedere, per concludere tutto, come stai adesso? Sto bene, faticosamente bene, perché è un cammino di guarigione che non... è lungo, è un portare la croce con Cristo. Grazie di questa risposta e di aver scelto di condividere con noi questa storia così importante e dell'emozione che ci hai portato nelle parole, anche nello sguardo.